ADF è una società del gruppo ACEA che gestisce 55 comuni nei territori delle province di Siena e Grosseto. È uno degli ATO più grandi d'Italia, il quarto, con circa 7.500 km² di estensione, ma con pochissime utenze, appena 230.000 utenze gestiamo e 400.000 abitanti residenti. Questo ci porta ad una densità bassissima di appena 52 abitanti per km². Gestiamo circa 10.000 km di rete, di cui 8.600 su acquedotto tra distribuzione e adduzione. In questo contesto vado a presentare il progetto effettuato su Castiglione della Pescaia, che è uno degli oltre 500 distretti che monitoriamo sul sistema Wide Management System, sia su portate che pressioni. Ha una estensione di circa 33 km e 4.700 utenze, 10.000 abitanti residenti che però nel periodo estivo vengono aumentati fortemente a causa delle variazioni stagionali, circa 3.000 allacci e 14 metri di lunghezza media tra la presa e il contatore. I dati di inizio progetto erano un settaggio alla idrovalvola in ingresso al distretto con una pressione media di 4,8 bar, la valvola 2 set giorno-notte, un unico punto di immissione appunto dall'idrovalvola e due grandi utenze nel distretto che erano riferite al porto e il camping Riva del Sole. Il distretto si basa su due attingimenti, derivante dal Monte Amiata con portata fissa e 12 pozzi suddivisi in 4 campi pozzi con due sollevamenti intermedi che portano acqua ai 3 serbatoi principali del paese. L'unico punto di immissione appunto è nell'idrovalvola che è posizionata praticamente a quota mare. Sul distretto avevamo particolari problemi riferiti per il numero di perdite, quindi la percentuale di perdite nel distretto e in particolare problematiche di pressione e di mancanza di acqua in uno dei punti finali che si chiama Val Borgina, dove è stato inserito il sistema che poi ci farà vedere Alessandro. Questo è un attimo come contestualizzato il progetto, passo la parola ad Alessandro che vi spiegherà con specifiche sul funzionamento. Buonasera a tutti. Allora, il sistema che abbiamo applicato sul distretto di Castiglione della Pescaia si chiama RTCP System, che sta per Real Time Critical Point. Il sistema ha l'obiettivo di regolare la pressione in funzione del valore di pressione al punto critico, che come abbiamo detto precedentemente è stato fissato nel punto di Val Borgina. Quello che è stato fatto è stato posizionare un regolatore in corrispondenza dell'idrovalvola, quindi dell'inlet point di distretto, e una nostra RTU alimentata esternamente, e mentre nel punto critico è stato installato un data logger a batteria equipaggiato con un modem in radiofrequenza che comunicasse direttamente in tempo reale con una frequenza di circa 3 minuti al regolatore. Quindi grazie alla comunicazione tra i due punti il nostro algoritmo lavora e riesce a mantenere stabile al punto critico il valore di pressione. Come potete vedere il sistema ha una serie di benefici, il primo sicuramente quello della riduzione delle perdite, si ha una riduzione del fabbisogno idrico, poi si ha un miglioramento del servizio al cliente chiaramente che è dovuto a quello che è la riduzione della frequenza delle rotture. In più, cosa consegue dalla riduzione di questa frequenza di rotture sicuramente è quello di allungare la vita degli asset e quindi di tutto quello che sono le tubazioni che vanno a costituire il distretto. In più si va a ridurre quelli che sono i consumi energetici e anche l'impatto ambientale. E come potete vedere lo sviluppo del progetto ha avuto 3 fasi principali. La prima fase è iniziata a luglio 2021 con l'installazione e la prima messa in servizio
I set point individuati di regolazione del punto critico in questa prima fase sono stati quello diurno di 2,9 bar, mentre di 2,1 bar quello notturno. E nella seconda fase appunto del progetto abbiamo ulteriormente ridotto questi set point a 2,5 bar il valore diurno e 1,9 bar in quello notturno. Poi per finire nell'ultima fase abbiamo ulteriormente abbassato quello che è stato il valore di set point del valore notturno. E come potete vedere, quello che è stato un primo evidente, diciamo, beneficio della regolazione è stato quello di stabilizzare la pressione. Vedete come nei due grafici, al 15 luglio, quindi prima ancora della messa in servizio del sistema, l'andamento della pressione non era stabile al punto critico, mentre al 22 luglio, quindi già il giorno successivo della messa in servizio del sistema, la regolazione è stabilizzata. Questo cosa ha permesso? Innanzitutto ha permesso una sensibile riduzione di quelli che erano i disservizi e quindi un miglioramento immediato del servizio al cliente. In più sono stati ridotti in maniera drastica anche quelli che sono stati gli eventi di transitorio di pressione, che come ben sapete sono molto dannosi per la rete. E dal punto di vista della riduzione delle perdite, quindi subito un altro beneficio che è stato evidenziato dall'utilizzo del sistema, vedete due grafici, quindi un raffronto tra prima diciamo così dell'applicazione del nuovo set point, quindi a 2,5 bar diurno e 2,1 bar notturno, e successivamente. Come potete vedere c'è stato un'importante riduzione degli immessi in rete, più del 10%, e mentre per quanto riguarda le perdite idriche c'è stato un calo del 9%, e nello specifico circa 88 metri cubi al giorno risparmiati. Da un punto di vista, diciamo, puramente economico, noi abbiamo stimato che il costo marginale del metro cubo fosse di 20 centesimi e tramite questo, diciamo, semplice calcolo abbiamo già potuto tirare la prima somma, che era quella di aver risparmiato grazie a questa applicazione in proiezione 6.440 euro all'anno grazie appunto all'abbassamento della pressione. E nello specifico, con il terzo step, quindi con la fase ulteriore di abbassamento del set point notturno, abbiamo guadagnato un ulteriore 5%, quindi in totale abbiamo raggiunto un obiettivo incrementale del 14%, e quindi l'ottimizzazione ha raggiunto veramente un ottimo risultato, e c'è sempre comunque margine di miglioramento, quindi eventualmente con ulteriore tuning del sistema si potrebbe diciamo abbassare ulteriormente questo set point e quindi guadagnare ancora di più rispetto alle perdite idriche. E per quanto riguarda la stima delle rotture, noi abbiamo sostanzialmente stimato che la riduzione delle rotture, secondo quella che è una semplice formula che hanno definito degli esperti dell'IWA, sia che per la percentuale di riduzione della pressione in rapporto 1,4 volte si riducono le rotture, quindi riducendo la pressione massima nel distretto da 4,8 a 4,4, quindi di un 10%, abbiamo stimato che la riduzione delle rotture si attesta attorno al 14%. E adesso ripasso la parola a Marco, che vi parlerà nello specifico di quelli che sono stati diciamo i benefici e i risultati dell'applicazione del sistema. Sì, ecco, come possiamo vedere nella slide abbiamo focalizzato 5 risultati tecnici, che sono la riduzione o quasi l'annullamento. La riduzione o quasi l'annullamento delle segnalazioni dell'utenza al punto critico, una riduzione della pressione media e massima di circa l'11% sui 4 nodi monitorati, una riduzione del 14% delle perdite reali in rete e un'altrettanto riduzione del 14% sulle rotture. Il tutto ci ha portato ad avere un beneficio degli impatti economici di una riduzione sulle perdite di 8.600 euro, una riduzione sulle riparazioni delle rotture di 15.300 euro e abbiamo considerato anche una riduzione sul fatturato, perché andando a diminuire la pressione in rete probabilmente potremo aspettarci una riduzione di fatturato di circa 8.000 euro.
L'allungamento della vita degli asset non è stato possibile identificarlo, ma comunque sappiamo che abbassando le riduzioni questo ci porterà sicuramente dei benefici. Il beneficio totale del progetto è di 15.900 euro risparmiati sul sistema, che ci ha permesso in meno di un anno di ripagare l'investimento iniziale. In sintesi, i risultati sono stati 9.770 kWh ridotti sui sollevamenti che attingano acqua al sistema, 43.400 metri cubi di riduzione di acqua dispersa nel sistema nell'anno e 5.460 metri cubi ulteriori di riduzione generale di acqua immessa. Questo ci ha portato ad una emissione in atmosfera di circa 30 tonnellate in meno come beneficio totale.